Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica, bentornato sulle fonti, anzi bentornato in presenza. Grazie a voi dell'ospitalità. So che non è la prima volta in presenza, l'ennesima volta in presenza, e dunque ci fa piacere di rivederci di nuovo. Intanto chiedo rapidamente un commento, ecco, sulla situazione per quanto concerne il mercato energetico, una situazione molto interessante. Da una parte sembra che ci sia un asse che sarebbe addirittura tra Biden, Xi e alcuni altri paesi, come potrebbe essere il Giappone, ma anche l'India, se vogliamo metterla giù, che vorrebbero liberare un po' di scorte appunto per calmierare i prezzi. Poi c'è anche un altro fattore interessante, che proprio il presidente Biden ha richiesto all'FTC un'indagine sul pricing della benzina. Esatto. Poi entreremo nel dettaglio tra qualche istante, però io chiedo innanzitutto un commento generale di tutto ciò che accade, perché comunque effettivamente il WTI è sceso abbastanza. Ma è sceso, bisognerebbe capire se sia sceso per via della richiesta di Biden, oppure perché magari le proiezioni di domanda attesa sono adesso, con la pandemia che riprende quota, un pochino meno aggressive di quanto non lo fossero state in passato. Ecco, quindi tenderei a evitare di tracciare correlazioni nette, ma magari pensare, ecco, che ci può essere in questo momento un impatto non marginale della recrudescenza della pandemia a livello europeo. Quindi cioè già i mercati sono già spaventati da questo che accade in alcuni paesi europei? Direi che gli ultimi report dell'EIA, dell'AIEA, non sono stati particolarmente bullish. Esattamente. Quindi Biden in questo momento sta cercando un po' di prendere a martellate la narrativa green, ma fondamentalmente sappiamo che la pandemia sta mordendo e non poco. No, assolutamente sì. Poi però ricordiamo che proprio qualche giorno fa, forse una settimana, l'America ha aperto i confini in un momento, per me, io non capisco perché adesso, quando i casi sono effettivamente in netta crescita, gli Stati Uniti hanno aperto i confini per i cittadini europei e soprattutto per i cittadini della Gran Bretagna. Cioè, nel senso, magari c'erano dei momenti migliori come quest'estate. Lo so, ma purtroppo la razionalità e la comprensione dei fenomeni epidemiologici, che è molto complessa, molto complicata, il rischio non è lineare in situazioni di questo tipo, e chiaramente la politica mostra ancora una volta di essere molto behind the curve, come diciamo in inglese, cioè dietro la curva, non riesce ad aggredire, ma seguire con ritardo l'evoluzione pandemica, ecco, non è particolarmente virtuoso, e lo vedremo purtroppo nei mesi a cavallo tra dicembre e febbraio. Non mi aspetto nulla di buono, francamente. Forse c'era la speranza, questo lo aggiungo io, forse c'era la speranza nelle campagne vaccinali, perché effettivamente uno magari pensava, ok, si vaccina la maggior parte della popolazione e la pandemia possa, se non svanire, almeno essere sotto controllo. Forse questo aspetto un po' è stato sottovalutato? Ma è stato comunicato male, in verità, perché nessuno mai ha messo in una botte di ferro la garanzia del proiettile d'argento con la vaccinazione. Tutti sapevamo che c'era un, come si chiama in inglese, un waning dell'effetto vaccinale, che era noto sostanzialmente dall'inizio, e purtroppo con la solita foga, no, che tende a un pochino prendere d'assalto la narrativa, si è venduta l'illusione che il vaccino fosse il silver bullet, cosa che potrebbe esserlo da un punto di vista delle ricadute sanitarie in termini stretti, cioè la gravità della sindrome una volta che viene trasmesso il virus, ma la circolazione virale, che è un'altra cosa, non è resa nulla dalla campagna vaccinale. Tutt'altro, il virus circola, e circolando muta, e mutando riversa con le sue varianti degli effetti vari e non sempre prevedibili su fasce di popolazione sempre mutevoli. Quindi, francamente, ecco, un piccolo bagno di umiltà bisognerebbe farlo, perché la narrativa è devastante a inizio pandemia, è troppo rassicurante sull'onda dei vaccini, è stata gestita
chiaramente con troppa esagerazione, e da un lato e dall'altro. Beh, questo però forse un po' anche per convincere le persone di vaccinarsi, anche quelli che magari inizialmente avevano paura, io facevo parte da loro ovviamente, adesso naturalmente non più, però tornando sul discorso ovviamente petrolio, è arrivata questa richiesta proprio ieri sera da parte di Biden nei confronti di FTC per fare un'indagine su come viene fatto il pricing, in particolar modo sul benzina. Ci sono alcune particolarità che lui ha sottolineato in questa richiesta, cioè che il prezzo della benzina è effettivamente incrementato del 3% su base mensile addirittura, però è in calo del 5% il materiale crudo, cioè quello non mixato con altri liquidi per renderlo utilizzabile come benzina nei carburanti, ecco. Certo. Io non sono specializzata in questa come dire materia, però stavo semplicemente dicendo quello che Biden ha indicato come dettaglio, e dunque lui crede che l'amministrazione Biden crede effettivamente che ci sia, ecco, motivo di analizzare come viene fatto il pricing da parte dei majors. Ovviamente lei, cioè, che cosa ne pensa? Innanzitutto, è d'accordo con questa spiegazione? Beh, innanzitutto direi che ci vuole molta pazienza, ecco, diciamo, bisogna un atteggiamento molto zen quando si leggono queste cose, pur provenendo da un'amministrazione del governo statunitense. Poi si sottolinea, come dire, il fatto che le materie prime o quelle non miscelate abbiano delle traiettorie di prezzo diverse da quelle del prodotto finito, ma non c'è nulla di nuovo in questo. Strutturalmente il time to pump, cioè il tempo dalla raffineria alla pompa di distribuzione retail al dettaglio, non è zero. C'è un lag temporale che, come dire, viene anche ammortizzato sulla gestione delle scorte di prodotti già lavorati ma immagazzinati presso le raffinerie, quindi non c'è per nulla un sincronismo uno ad uno tra l'andamento oggi del prodotto semilavorato e l'andamento oggi del prodotto finito distribuito sulla rete al dettaglio. Anche qui, francamente, c'è l'ennesima bolla di sapone che si sta gonfiando per un po' mascherare il fatto che la gestione dell'approvvigionamento, la sicurezza energetica nel mondo occidentale in questo momento fa abbastanza acqua da tutte le parti, ma non per una situazione ascrivibile ai produttori, i quali stanno perseguendo, come dire, dopo tanti anni di perdite, specialmente nel settore dell'upstream, quindi dell'esplorazione di olio e metano, stanno cercando, insomma, di rafforzarsi, di scavare meno pozzi e di distribuire più dividendi, che è quello che per buon quinquennio tutti abbiamo augurato che accadesse. Parallelamente, il bando delle licenze per il Golfo del Messico è uno dei più grandi della storia degli Stati Uniti per la triangolazione di nuove piattaforme offshore, che fa molto pugni con la narrativa di Glasgow. Quindi sì, bisogna avere molta pazienza in questo momento. Quindi solo per capirci, è ragionevole questa richiesta, è un modo tra virgolette disperato ad accontentare l'elettorato? Perché spieghiamo le dinamiche, che negli Stati Uniti, a parte sempre New York, tutti si spostano in macchina perché i mezzi lì, adesso non vorrei usare termini non adatti in TV, però i mezzi lì, diciamo che non sono abbastanza congruenti, magari. Certo. Non come i mezzi a Milano o anche le altre città, ovviamente, cioè è difficile spostarsi effettivamente con i mezzi. Esattamente, quindi quello che dobbiamo interpretarlo in chiave politica e non economica del funzionamento del mercato dei carburanti, perché evidentemente l'elettorato più disperato è proprio quello che sta in questo momento dando il pollice verso a Biden. Le elezioni di midterm sono alle porte, la mia sensazione è che queste siano tutte delle manovre di segnale di fumo per evitare di perdere ulteriore consenso, ma non lo si guadagna sicuramente accusando di comportamenti anticoncorrenziali i player statunitensi, che sono l'ossatura del sistema distributivo di carburanti e fuels del Nord America.
Volevo semplicemente anche fare il punto su un altro discorso. È preoccupante il fatto che vogliono, come dire, liberare le scorte e un'azione comune, ripeto, anche insieme alla Cina e altri paesi, Giappone, l'India. Se questo dovesse accadere, il target dei 100 dollari svanisce? Ma francamente pensare ad un'operazione di rilascio delle scorte strategiche col petrolio a 80 dollari fa abbastanza ridere, se non farebbe se non facesse piangere. Eppure, c'è un problema di, come dire, lotta tra consumatori e produttori di carburanti fossili. Il problema non è soltanto il prezzo. Il problema è che è sparita dal piatto la produzione nordamericana. Ecco, il vero tema è che la shale oil industry in questo momento sta tirando i remi in barca, anche opportunamente, direi io, da un punto di vista dei loro bilanci, dei loro azionisti. Il ruolo di produttore oscillante, quella famosa banda 40-80, che è stata per un quinquennio la cosiddetta shale band, no? Il margine superiore indicava un'esplosione della produzione shale, il margine inferiore indicava una contrazione della produzione. Ecco, questo non è avvenuto, è avvenuto molto lentamente. Gli Stati Uniti non hanno rimesso sul mercato buoni 2 milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno, sommando gli attuali 4 erotti ancora trattenuti deliberatamente da chi potrebbe domani mattina premere il pulsante e inondare il mercato. Ecco, si è creata questa situazione artificiale che purtroppo è un Frankenstein. Questi prezzi non hanno una giustificazione fondamentale, sono deliberatamente tenuti bassi da dei comportamenti geopolitici da una parte, il pallino del gioco c'era l'OPEC adesso, e la Russia, mentre fino al 2019 il pallino del gioco lo avevano gli Stati Uniti. Loro potevano aprire e chiudere i pozzi con la loro tecnica di fracking orizzontale oramai, con pochi pozzi riuscivano ad avere dei volumi di estrazione molto importanti, però bruciavano cassa in maniera devastante. Quindi, per rientrare sulla politica di remunerazione del capitale di rischio, il famoso RAROC, no? Il risultato operativo sul capitale di rischio accumulato, ecco, gli investitori attivisti hanno fatto la loro parte, la campagna di demonizzazione dei carburanti fossili in uscita dalla pandemia Covid ha fatto il resto, e giustamente queste aziende che sono private perseguono il loro profitto e giustamente perforano meno, estraggono meno, i barili americani non sono tornati sul mercato, quindi questo è come dire, lo stato perfetto per l'Arabia Saudita e la Russia. Loro hanno il pallino del gioco, loro hanno quella che si chiama spare capacity, però a questo punto col petrolio che gravita anche in Nord America sugli 80 dollari, nessuno di noi, me incluso, più guarda con diffidenza l'aumento di produzione negli Stati Uniti. Ci sarà, arriverà, io ipotizzo 1 milione circa di barili ritornerà da qui alla fine del 2022, ma ritornerà molto lentamente, e quindi questo lascia comunque campo aperto, veramente rigori a porta vuota per il gruppo OPEC Plus, e dunque questa querelle est-ovest, fossili users e producers, continuerà serenamente per tutto il 2022. No, assolutamente, un punto estremamente interessante, e come sempre noi osserveremo tutti i cambiamenti sotto questo punto di vista. Per concludere la nostra conversazione, vorrei fare il punto su come dire, una politica monetaria di cui, fra le altre cose, noi parliamo anche abbastanza spesso, ma ci siamo abituati a parlare spesso della Fed, della BCE. Volevo ovviamente ribadire ai nostri telespettatori, che sicuramente avranno sentito già nel nostro TG News tutto ciò che è accaduto oggi con la Banca Centrale della Turchia. Di conseguenza qua abbiamo nuovi massimi, minimi storici della lira turca, sia nei confronti del dollaro che dell'euro. Eccolo qua, si rafforza il dollaro del 3,5%, l'euro del 3,80%, anzi hanno rallentato in questi ultimi istanti. Anche oggi
La Banca Centrale della Turchia ha tagliato i principali tassi di interesse di 100 punti base, ovvero un punto percentuale, che sicuramente è abbastanza anomalo con un'inflazione galoppante, o cioè anomalo nel senso contro i libri di economia proprio di base. Stiamo parlando, certo, di base, nulla di difficile, che quando si ha un'inflazione quasi al 20%, forse la cosa più logica è aumentare i tassi di interesse e non abbassarli. Io volevo chiedere, in questo caso specifico, voi come lo spiegate agli studenti, insomma, alle persone che stanno entrando nel mondo dell'economia e della finanza? Allora, diciamo due cose. La prima è che bisogna distinguere tra le decisioni di politica monetaria e poi quello che fa il mercato. Perché il mercato, come risposta al taglio dei tassi di interesse, ha visto aumentare i rendimenti sui titoli di Stato, per quanto valgano quelli turchi, nel senso un mercato molto sottile, ma i rendimenti di mercato sono aumentati, non si sono contratti. Quindi questa è una prima nota che ci dice che i mercati funzionano, e la logica di avere tassi al rialzo tanto più quanto più aumenta l'inflazione non è peregrina, anzi è, come dire, la pietra d'angolo della politica monetaria. Quindi i rendimenti sui titoli di Stato quotati sui governativi turchi sono aumentati, e in particolare sul rendimento a 2 anni abbiamo visto un aumento di circa un punto percentuale. Quindi non è vero che i tassi tagliati sono i tassi di mercato in un contesto anomalo come quello turco. La banca centrale taglia i tassi sulle operazioni overnight gestite dalla stessa. Non riduce i tassi come dire, sul mercato intero, perché la credibilità della stessa sta andando giustamente in fumo. E qui andiamo al punto chiave, la credibilità. Il mercato non crede più a questa banca centrale, che chiaramente schiava di colui che è il nostro Presidente del Consiglio, denominato, insomma, dittatore. Ed è così, in un contesto in cui manca la libertà operativa della banca centrale e quindi la credibilità della stessa, il mercato ne ignora i predicamenti, reagisce in maniera coerente sui titoli del debito dello stesso Stato, e ovviamente la divisa in questo momento, la lira turca, benché sotto i minimi di giornata, ha risentito il colpo sui nuovi minimi storici. Intanto volevo semplicemente specificare, ecco, per i nostri telespettatori, che comunque il Comitato di Politica Monetaria ha annunciato che prenderà in considerazione appunto la possibilità di terminare i tagli il mese prossimo, e cioè a dicembre, dunque terminare con queste diminuzioni continue che sono partite già da un bel po' di tempo. Però effettivamente è un caso decisamente anomalo di politica monetaria, visto che stiamo sempre parlando della Fed, della BCE, magari Bank of Japan e così via. Però questo caso sicuramente rimarrà un pochettino nella storia della politica monetaria. Ringrazio Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi, e alla prossima occasione. Grazie a voi, a presto.